Beh. Sono un povero coglione. Ho finito il liquido nel mio cazzo di Rafale X. Allora la soluzione è una sola. Mi devo avvicinare alla mia macchina e c'ho la soluzione potente e molto power shift, anzi CSP, come se piovesse. La soluzione è solo una. EZ Dripper. Tu arrivi, tac, trick, e hai drippato a bestia. Eh no? Quanto sono inscimmiato! La vera grandissima figata delle EZ Dripper è che poi quando arrivi alla tua destinazione prendi e te lo prendi via e c'hai il tuo mini tank da portarti intorno e poi quando ti rompe il cazzo, hop, è una cosa ignorantissima questa, solo per i più studiati. E tutto il resto può accompagnare solo, ma forse neanche. Andiamo! Facciamo un mini vlog in giro per la città oggi. Sto per steccare, quindi non posso svappare di nuovo, ma adesso andiamo. Ma prima di tutto, lui, il numero uno del mondo. Questa è Trento. This is Trento. Stiamo facendo il test dei nuovi acquisti che abbiamo fatto con il mio fedele regista, nonché tecnico importante del suono e del volo, esatto. Così per dire, grandissimo che si gira da solo tutto quanto, ma poi soprattutto guarda il 360 gradi. No, ancora no. Comunque con il sole è una cosa straordinaria sta roba, eh. GoPro, arresta registrazione. Non devi schiacciare nulla, è già tutto a posto. Facciamo un mini vlog mentre andiamo a Bolzano, dove facciamo anche un test di liquidi. Vi presento chi c'è con me: Michele MC Comito Official, che già conoscete perché è venuto già con me a Roma al Vapitali, e la sua dolce metà Giulia Official Comito. Andiamo a fare un test di un liquido che sto provando da un po' di tempo, l'Excalibur dell'Alternative Smoke. C'ho la boccetta che così vediamo com'è l'etichetta, è potente da morire. L'Alternative Smoke dice che è menta, liquirizia e caramella mumeromi. È nicotinato, quindi loro due faranno un sacco fatica a svaparlo, ma non me ne frega un cazzo perché moriranno loro tutt'al più. Andiamo a provare sta roba che io veramente mi sto incazzando come una biscia perché non riesco a trovare. Ma vabbè, lo andiamo a provare sul GT2 della Puff con la Reload 2 terzi a 43 watt su coil da 0,3. Ciao Giulia, se vuoi provare tu, si sente? La differenza sì. Grandissimo. No, ma si sente anche così, è potente. Sente solo la liquirizia. Lo sto giocando con l'inquadratura intanto. Si sente allora? Com'è? Buona, è buono da poco? Forte. Allora, questo qua è straordinario secondo me,
quando hai finito di mangiare o metà pomeriggio sei lì e vuoi snapparti qualcosa di sereno che ti pulisca la bocca, se cazzo ne so, dopo il caffè, se vuoi toglierti l'odore del caffè dalla bocca, secondo me senza nicotina te lo consiglio. Non lo fanno senza nicotina? No, questo lo fanno solo nicotinato, come tutti gli alternative smoke, quindi Lancillotto e King Arthur li fanno solo nicotinati. Volevo fare un po' di immagini ignoranti anche mentre andavamo in giro per il centro commerciale, però i miei due amici che prima erano in video con me hanno detto che si vergognano, no? E allora sapete che vi dico, li mando a fanculo. Ciao, azione. Soprattutto vi devo dire una cosa molto importante, arriveranno delle cose molto fritte, molto onte, ti dico. Vi aspettiamo domenica 28 e sabato 29. Vabbè, facciamo questo pezzo, non lo usiamo, va bene così. Na, 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 na. Scrivi, bello figo, dammi 2000 euro per la pubblicità! Sushika, che è un ristorante giapponese molto schiumoso, molto buono. E vediamo di iniziare a segnare qualche numero. Ah sì? Perché qua, siccome sono strani i cinesi, qua devi dire 42, 83, e poi senti uno, tombola! Entra con un po' di schiumoso. Qua la schiuma che stiamo facendo, aspettando sto sushi, è sono bene. Ah bello! Ok. Bene, mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, scordiamo ciò passato, sì, bel Napoli paesa. Allora, prima di chiudere questo video, questo vlog, chiudi sta musica di merda. Prima di chiudere questo vlog, facciamo l'ultima prova di svapo con FX 40 watt e il liquido Toscana di Riserva Platinum. Anche qui c'è della nicotina, vi avviso. È una coil da un ohm e svappiamo a 17 watt e mezzo. Occhio che è di guancia. Na, 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 na. Allora, il Toscana che stiamo svappando è tabacco toscanello per la precisione. L'altro almeno sentivo il gusto. Il na, 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 na. Allora Giulio, che ne pensi? Buono? Ci sta? Sì, dai, buono. Lo sentite io? No, ma non. Devi farlo uscire dal naso. Sì, ma tu fumi di... Ah, era dal naso, sì. È vero. Com'è, ti piace? No. Ma tu non hai mai fumato un toscanello? Adesso mi dici il toscanello, però... L'odore, vabbè, l'odore sì. Si sente comunque che è tabacco toscanello, non prendiamoci per il culo. Allora, chiudiamo questa giornata di vlog tra Trento, Bolzano, Sushika, un po' dappertutto. Mettete like al vlog qualora vi fosse piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale Matti Vape, alla pagina Facebook Matti Vape. Saluto la grande family di Svapo Family. Si schiuma di brutto, questo è il... Che cazzo fai? Sei nella tua macchina e tocchi in giro? Beh, sei... Perché la gente non lo vede questo. Stai giù, per piacere. Giulia. Si schiuma di brutto, questo è il nuovo mood. Dai, facciamo. Na 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 na. Oddio. Si schiuma di brutto, se il video non vi è piaciuto ce ne faremo una ragione. Con l'ultima svappata vi salutiamo.